la povertà la troviamo spesso molto più vicino a noi di quanto pensiamo, non è poi solo delegata o relegata a certe figure classiche, sono i nostri vicini di casa, le famiglie che conoscevamo che ce la facevano, ma poi a un certo punto c'è qualche evento critico, qualche difficoltà, la perdita di lavoro, una malattia che in realtà mette in crisi anche il quotidiano. Chi si rivolge di più a voi rispetto a prima e cosa chiede? Si rivolgono a noi sempre di più famiglie e vediamo anche sempre di più famiglie italiane. Chiedono aiuto, chiedono di essere accompagnate anche in quelle cose che magari uno pensa siano, come dire, già consolidate, il pagamento dell'affitto, il pagamento del condominio, il pagamento di una rata di mutuo che si fa sempre più pesante, o il pagamento ad esempio di rate di finanziamento che purtroppo magari in periodi in cui si lavorava in due era possibile pagare e quando viene a mancare un lavoro diventano un macigno. Anche giovani e giovani che studiano? Anche giovani, anche famiglie giovani con figli giovani che chiedono magari un aiuto per il dentista perché non riescono a pagare il lavoro odontoiatrico. La solidarietà e il volontariato sono sufficienti? Non basta l'aiuto del volontariato, ma il volontariato deve riconnettersi con la rete istituzionale degli aiuti, accompagnando queste persone, orientandole in quelli che sono i loro diritti e sostenendole in un percorso che pian piano gli consenta di recuperare l'autonomia.